Questi anni di crisi hanno portato a un grande aumento delle disuguaglianze nel nostro paese. Le disuguaglianze sociali, le disuguaglianze generazionali, le disuguaglianze territoriali tra nord e sud. E in particolare è aumentata molto la povertà, in particolare la povertà assoluta. È raddoppiata la povertà in generale, però è triplicata per i bambini e triplicata per i giovani, mentre è rimasta sostanzialmente stabile per gli anziani. Il nord e il sud del paese negli anni 70 erano molto vicini, avevano pochi punti percentuali di differenza nei tassi di occupazione. In realtà poi il nord e il sud si sono profondamente divaricati e adesso meno della metà della popolazione del sud lavora. Siamo a poco più del 40%. Le donne hanno resistito meglio all'impatto di questa crisi, anche perché non sono inserite come gli uomini nell'industria e nelle costruzioni, che sono i settori che sono stati più colpiti dalla crisi, sono inserite più nei servizi. Il problema per le donne è però che è peggiorata la loro qualità del lavoro, perché è aumentato il part-time involontario, è aumentata la precarietà, è aumentata la segregazione occupazionale, in particolare in poche occupazioni che assorbono molte donne. È peggiorata la conciliazione dei tempi di vita e soprattutto sono anche diminuite le professioni tecniche e aumentate quelle non qualificate. È aumentata molto però anche la differenza tra le donne. Le donne del sud stanno peggio delle donne del nord, le donne non istruite stanno peggio delle donne istruite. I giovani sono stati i più colpiti dalla crisi fin dall'inizio. In particolare sono stati colpiti perché sono stati più licenziati e anche perché hanno avuto meno possibilità di trovare il primo lavoro. La cosa che è successa è che in 10 anni non sono riusciti a tornare ai livelli di occupazione precedenti, neanche tra i 25 e i 34 anni. Stanno circa 10 punti percentuali sotto. E questo è un problema serio, perché tra 25 e 34 anni si fanno le grandi scelte della vita e invece questa mancanza di lavoro, sia al nord che al sud, ma soprattutto al sud, con grande difficoltà al sud, frena proprio la possibilità di costruire il proprio futuro. Il consiglio che darei a un giovane è, prima di tutto, investire in formazione e in cultura. Questo è fondamentale. Togliamoci dalla testa che la cultura non serve, togliamoci dalla testa che la laurea non serve. Questo è uno stereotipo che fa male a tutti. Bisogna investire in formazione e in cultura. Prima cosa. Secondo, seguire le proprie passioni, seguirle con grande motivazione, seguirle con grande competenza e decisioni. E non mollare, perché prima o poi, se si seguono le proprie passioni con la competenza giusta, si sfonda.